Buongiorno a tutti. Una nostra cliente ci chiede: ho un corridoio stretto e lungo, come lo valorizzo? Allora, diciamo, questa è una domanda tipica da interior designer, nel senso che si lavora molto sulla prospettiva. Allora, la domanda si riferisce in particolare a un corridoio stretto e lungo, non in generale ad un corridoio, e quindi in generale sul corridoio, sugli ingressi o passaggi da zona giorno a zona notte potremmo fare tutti dei ragionamenti dedicati. Qui ci concentriamo sulla situazione particolare dello stretto e lungo, nel senso che, allora, secondo noi per valorizzarlo la prima cosa è il movimento, poi parleremo della possibilità di implementare un punto focale e poi parleremo dell'uso del colore. Vediamo a cosa ci riferiamo. Allora, movimento. Diciamo che se il corridoio fosse stato non stretto e lungo, ma un normale corridoio, magari anche larghino e non lunghissimo, ecco che personalmente a me piace anche usare la simmetria per valorizzare lo spazio. In un corridoio stretto e lungo, invece, più che la simmetria, io penso che si debba usare il movimento e anzi potenzialmente creare una relativa asimmetria tra i due lati di questo corridoio. Ovviamente dipende dalla presenza delle porte, che magari non sono speculari su entrambi i lati, ma per movimento cosa intendo? Allora, se è vero che abbiamo detto che è stretto questo corridoio, ma se ne abbiamo lo spazio, posso porre una console su un lato, uno specchio, magari usare i quadri per decorare una parete di questo corridoio e non l'altra, delle mensoline, per esempio se siamo nella zona dell'ingresso, quindi creare movimento e addirittura scardinare una potenziale simmetria che potrebbe esserci a livello architettonico, la vado a scardinare nel senso buono usando l'arredo. E questo è un primo spunto che possiamo dare. Un secondo spunto è legato a quello che abbiamo citato del punto focale. Quando parliamo di punto focale, visto che abbiamo detto essere un corridoio stretto, non è che possiamo creare un grande punto focale a metà o all'ingresso dello stesso. Questo punto focale sarà creato tipicamente alla fine e diciamo, in particolare nella richiesta di questa cliente si riferiva a un corridoio stretto e lungo che finisce con una parete, perché magari potrebbe esserci un corridoio stretto e lungo che finisce con una porta, e questo sarebbe un caso diverso, però un corridoio stretto e lungo che finisce con una parete, tipicamente un punto focale potrebbe essere veramente un quadro, e se parliamo di elementi d'arredo potrebbe essere uno specchio o, per quanto riguarda il mio gusto, ancora di più, potrebbe essere una console con uno specchio o un quadro al di sopra di esso. Ovviamente, allora, le console hanno un contenuto prettamente decorativo, nel senso il contenuto funzionale delle console fisse, ad eccezione di quando vengono posizionate all'ingresso e quindi usate come svuotatasche, hanno un contenuto funzionale relativo. Cioè, sostanzialmente, nel concreto, non servono a molto, perché non prendo una console allungabile telescopica da usare come tavolo da pranzo, non è la console posta all'ingresso che uso come svuotatasche, e quindi cosa serve concretamente? Serve a decorare e con la bellezza del prodotto, cioè con il design dell'oggetto d'arredo stesso, con l'abbinamento di materiali, vado a creare un punto focale che mi distrae, nel senso buono, la vista da questo corridoio stretto e lungo, e anche quando sono in fondo al corridoio stesso, io guardando, tra virgolette, in lontananza, il mio occhio va su questa console e ne godo in termini di percezione. Cioè l'interior design è sì, diciamo, una... Non è una scienza e non è neanche un'arte, è a cavallo tra la creatività e il metodo. L'interior design si basa sulla ricerca del comfort e della praticità della vita di tutti i giorni nelle abitazioni, ma ovviamente quando parliamo di interior design di medio alto livello è fondamentale la percezione, e quindi una console con una bella specchiera, un bel quadro al di sopra di esso, magari anche un bel oggetto d'arredo, un vaso, può essere posto al di sopra della console stessa, ha questo tipo di funzionalità, creare un punto focale. E infine il colore. Il colore in che senso? Allora, io non sono un esperto dell'uso del colore sulle pareti per creare determinati effetti prospettici, però questo è un concetto piuttosto semplice. In un corridoio stretto e lungo, ovviamente l'uso di superfici chiare per quanto riguarda pavimenti e pareti è
positivo, perché tende a allargarmi un pochino la percezione del corridoio stesso, e invece potrei pensare a colorare con colori più scuri, può essere pittura, può essere una carta da parati, questo è indifferente, però avere come con una tinta più scura la parte finale del corridoio, questo muro sul quale ipotizzavo prima di appoggiare una console, e potenzialmente anche il soffitto. Il soffitto non necessariamente, però sicuramente la parete finale. Cito infine, relativamente al colore, a cavallo tra il movimento che dicevamo all'inizio, cioè quello di creare un po' di asimmetria e l'uso del colore, dobbiamo parlare anche un po' dell'illuminazione artificiale, perché un corridoio stretto e lungo tipicamente non ha grandi vetrate, anche perché sennò è bello di suo, dico la verità, e quindi si parla di illuminazione artificiale prevalentemente, o di luce che entra dalle stanze attigue a questo corridoio. In questo caso ci sono varie soluzioni, io, noi, i miei colleghi non siamo degli illuminotecnici, quindi professionisti dedicati possono dare informazioni più mirate in tal senso, però ecco che il movimento lo posso creare con le luci, per esempio con delle strip LED posso andare a creare, incassate nel controsoffitto, nelle pareti, posso andare a creare del movimento che altrimenti non avrei, magari con dell'illuminazione più tradizionale tipo applique o faretti a soffitto. Oppure posso diciamo anche creare delle situazioni di illuminazione indiretta, quindi dove non vedo il corpo illuminante, magari appunto nell'abbassamento, quel concetto di movimento lo vado a creare facendo un'illuminazione indiretta solo su un lato del corridoio stesso e non su entrambi i lati, piuttosto che potrei, se faccio dei faretti incassati nel controsoffitto, potrei, anziché metterli tutti in centro a distanze regolari, potrei per esempio farli sfassati, dove magari ne pongo due a 30 cm da una parete e poi i due successivi li faccio più a destra e poi a sinistra e così via. Sono idee per creare quel movimento con la luce, quel movimento di cui parlavamo inizialmente. Chiudiamo quindi: come valorizzare un corridoio stretto e lungo, come lo valorizzo? Un corridoio stretto e lungo con una parete in fondo posso farlo con vari modi, lo posso fare creando movimento, lo posso fare creando un punto focale alla fine, lo posso usare usando il colore per allargare le pareti e per avvicinare la parete di fondo, e infine posso ottenere il risultato di bellezza di questo corridoio anche usando in modo intelligente la luce artificiale, quindi con dei corpi illuminati posizionati sapientemente. Spero che questa risposta sia stata esauriente, vi aspetto alla prossima, ciao!